Allora, credo che quello di oggi sia un argomento abbastanza interessante, soprattutto consenta di chiarire e chiarificare, nei limiti, nella presunzione, diciamo, di chi ve lo propone, un qualcosa che riguarda, l'attività, normale che abbiamo tutti i giorni in palestra e soprattutto l'utilizzo di alcuni strumenti. Si fa spesso un gran parlare, negli ultimi anni sono venuti molto e a ragione, diciamo, a essere utilizzati gli elastici, ma secondo me ancora si va più a simpatia che a effettiva scelta logica dell'uso degli elastici. Così come per molto tempo si sono usati pesi diciamo liberi o guidati, e sempre si faceva un discorso più a simpatia che a realtà. Oggi cercheremo di guardare alcuni frammenti, laddove sarà possibile, per poter confrontare queste due situazioni, cioè la situazione di natura isotonica, che è quella del peso dell'ercolina, chiamiamola così, e quella invece auxotonica, che è quella dell'elastico. Abbiamo fatto una cosa molto banale, molto semplice, abbiamo preso alcuni esercizi estremamente semplici e li abbiamo confrontati tra loro. Chi ha fatto questo lavoro, è importantissimo dirlo, Giovanni Colagiovanni, che l'ha fatto anche come, diciamo così, tesi per il suo corso di preparatori fisici nel basket, coadiuvato da Dario Pompa, coadiuvato da Elisabetta Introini, come al solito in forma molto baronale, lei Roberto Colli, che sono io alla fine della cosa, che però anch'io, insomma, ho fatto del mio, e quindi me lo commento. Un paio di cose importanti. Cosa esprimo? Prima domanda. Cosa esprimo dal punto di vista della forza quando utilizzo questi due strumenti in un esercizio? Domanda. Cosa esprimo in termini di velocità? Che differenze ci sono quando faccio un lavoro con l'elastico e quando faccio un lavoro con un sovraccarico? Quali differenze ci sono eventualmente dal punto di vista di qualità del movimento? Abbiamo visto che ormai non ci possiamo più fermare solo a vedere i numeri, ma dobbiamo anche valutare cosa succede dal punto di vista della qualità del movimento. E perché proporre a volte l'elastico e perché l'utilizzo dei sovraccarichi? Oppure perché qualcuno dice giusto lavorare solo con gli elastici, i sovraccarichi non vanno più usati? Sinceramente, affermazione estremamente scorretta e sbagliata, ma comunque da prendere in considerazione e da eventualmente appunto contestare. E ultima domanda, non la meno importante: quando utilizzo prima gli elastici, utilizzo prima i sovraccarichi, perché, per quale motivo eventualmente, devo sempre spiegarlo. Ora esco un attimino dalla presentazione, perché voglio farvi, come al solito, vedere un paio di situazioni. Questo è un esercizio, come vedete, in questo, eccolo qua, forse lo vedete bene. Ecco, di qua abbiamo nient'altro che un elastico che viene tirato. Qui voi non lo vedete molto bene, ma questo elastico qui è agganciato a questa griglia attraverso uno strain gauge, che consente quindi la misurazione della forza sulla linea di tensione dell'elastico stesso. Questo è un elastico che poi, di cui vedremo le caratteristiche. Non tutti gli elastici sono uguali, naturalmente, e anzi sarebbe opportuno studiarne, prima di sceglierli, le loro caratteristiche, o meglio ancora che la ditta fornitrice vi desse delle indicazioni un pochino più appropriate sul suo rapporto tensione-lunghezza. Ma diciamo, qui questo signore che è appunto Colagiovanni, che farà poi da dimostratore, è giovane, quindi si è dovuto prestare. Qui dietro vedete Elisabetta. E cosa sta facendo? Non sta facendo nient'altro che facendo un movimento di spinta utilizzando l'elastico. Come vedete, noi cerchiamo di utilizzare diciamo, dei modelli verità. È una cosa che ha cominciato, mi sembra, tanti anni fa Bisciotti, si è cominciato a far fare le foto da solo o sui movimenti, ha continuato Guzzolin. È come se si avesse un po' il pensiero che poi
se lo fanno degli altre persone, degli altri atleti, magari non sono perfettamente in grado di compiere l'esercizio. Invece, dal mio punto di vista, è proprio molto più importante forse sottolineare anche gli errori che vengono fatti, che poi il nostro lavoro accorgersene e correggersene, piuttosto che avere dei modelli perfetti, perché esattamente vogliono far vedere quello che è il perfetto movimento. Da questo punto di vista non sono d'accordo. Naturalmente io non mi metto neanche a dimostrarli, perché chiaramente avrei alcuni problemi con la tartaruga anteriore. E quando invece vediamo lo stesso atleta, quindi, che fa la stessa identica cosa, sta parte sembra almeno la stessa identica cosa, praticamente qui vediamo che a questo punto c'è un torsion pull attaccato, vedete questo peso che si muove sotto, ecco, esatto, e l'atleta sta facendo lo stesso identico movimento. A parte poi di vedere le differenze, anche qui abbiamo lo string edge, qui ve lo tralascio perché è una cosa un po' complicata, abbiamo fatto un po' di conti, perché lo string edge non si posiziona nel caso dell'ercolina esattamente in linea con la forza di tensione, ma si posiziona in mezzo, quindi abbiamo dovuto nei dati successivi effettuare diciamo così, dei calcoli di adattamento, ma diciamo così, grossolanamente la tensione si colloca all'incirca a metà dell'angolo proposto dall'ercolina, ma ripeto, questa è una questione che non mi interessa. Se noi proviamo a far andare insieme i due filmati, penso che sia interessante vedere come il soggetto abbia un'azione di movimento diversa. Scusate, questo lo facciamo da qua. Vedete come la prima cosa che si nota è che in questi termini, soprattutto quando si usa l'elastico, praticamente vedete che il movimento è velocissimo nella fase iniziale, al contrario, come vedete nella parte a destra, il movimento è estremamente più lento nella fase iniziale, cosa che invece notiamo, molto interessante, nella parte terminale del movimento l'atleta ha praticamente una forma di rimbalzo, in quanto l'elastico appunto lo riporta indietro per effetto della tensione raggiunta. Ecco, diciamo che quindi appare già evidente, così senza neanche approfondire troppo, che questi due tipi di lavoro hanno una funzione completamente diversa. Andiamo a vedere quello che abbiamo un po' approfondito su questi lavori. Quindi, diciamo che abbiamo cercato quindi di vedere la forza è diversa, di quantizzare la velocità è diversa, che differenze l'abbiamo un po' già inquadrate, e queste ultime cose invece saranno frutto della discussione finale. Quali strumenti abbiamo utilizzato? Chiaramente quello che avete visto, abbiamo quindi un'ercolina a forma di torsion pull che è estremamente comoda, perché con due soldi si attacca a un qualsiasi rilievo e può essere utilizzata utilizzando i normali pesi della palestra, un elastico, in questo caso Slesic Toner Strups di natura forza, e poi naturalmente abbiamo utilizzato lo string edge della Globus nell'ambito del programma, diciamo, del software Tesis, e lo stesso l'encoder Globus, il quale è sincronizzato lo string edge. In pratica abbiamo dati sincronizzati, lo vedremo dopo, tra la forza applicata e lo spostamento. E cominciamo a vedere gli esercizi. Anzi, prima ancora, cominciamo a vedere l'elastico. Se noi non ci facciamo un'idea di che cos'è l'elastico, secondo me non capiamo bene. Allora, noi abbiamo preso questo elastico, proprio questo, quindi chiaramente non si riferisce a tutti gli elastici, ma a questo tipo di elastico. Questo elastico è un elastico lungo 2 metri. A 2 metri praticamente produce una resistenza, o devi applicare una forza per tenerlo in tensione, di appena 1,5 kg. Qui siamo in newton, 15 newton se volete. Come vedete l'elastico è molto lineare, in questo caso fino addirittura a una distanza di circa 5 metri, cioè l'aumento della forza che noi notiamo ogni mezzo metro è poco più di 1 kg all'incirca. Cosa succede a un certo punto e soprattutto molto rapidamente? L'elastico da 5 metri a 5 metri e mezzo va in quella che si chiama una condizione di esteresi, nome altisonante, nome particolare, in sostanza, che sostanzialmente non si allunga più, diciamo così, va e propone una resistenza molto più rapida, molto più importante, in soli 50 cm quasi raddoppia la resistenza dell'elastico. Badate bene, quando siamo arrivati a 5,50 l'elastico neanche con camion lo tirate più, perché se no probabilmente si potrebbe anche spezzare, e questo chiaramente significa che l'efficacia dell'elastico è presente in una zona estremamente ridotta di spazio, che va dai 30 ai 50 cm. Nei tratti precedenti questo elastico è
molto, chiamiamolo così, blando, questo, ce ne possono essere altri di diverso peso e potremmo studiarli. Quando mettiamo l'elastico doppio, come avete visto nell'immagine, è chiaramente che cosa abbiamo? Che chiaramente tanto l'elastico diventa di un metro, perché essendo raddoppiato diventa di un metro. E conseguentemente ogni 50 centimetri comincia ad avere un po' di forza in più. Anche qui lineare, anche qui quando siamo arrivati intorno ai 2 metri e mezzo, che è lo stesso del 5 metri dell'elastico singolo, c'è la steresi dell'elastico. In pochi centimetri l'elastico raddoppia la sua resistenza e conseguentemente a un certo punto diventa inestensibile. Anche qui, quindi ancora di più, quando abbiamo un elastico doppio abbiamo che cosa? Sicuramente un aumento della resistenza quando abbiamo l'elastico doppio, ma una riduzione dello spazio di, diciamo così, dove l'elastico va in esteresi, cioè praticamente in quella parte, in pochi centimetri, l'elastico passa da una resistenza di 16 kg a una resistenza di 27 kg in pochissimi centimetri. Ecco, questo è un fatto importante, qui lo potete confrontare nei due modelli, cioè l'elastico allungato normalmente, chiaramente bisogna praticare, abbiamo dato lo zero chiaramente per evitare i 2 metri o un metro di partenza. In pratica questo elastico dobbiamo allungarlo 3 metri affinché poi ci faccia un po' di resistenza se singolo. Quando lo mettiamo doppio dobbiamo allungarlo circa 1,5 metri, diciamo, per avere una resistenza tale da poter avere poi una tensione abbastanza elevata. Chiaramente quando si vuole lavorare con dei carichi un po' più elevati è logico che dobbiamo mettere l'elastico in misura doppia. Andiamo un attimino a vedere qui un esercizio e cerchiamo di capire, sempre tramite Kinovea, abbiate pazienza, devo caricarlo. Abbiamo un esercizio molto semplice, dove carico questo. E poi carico quest'altro. Speriamo di aver fatto bene. Sì, ok. Come vediamo, abbiamo cercato nel limite del possibile, non è una ricerca scientifica, è solo un modo per cercare di capire, abbiamo cercato di vedere e di far fare lo stesso tipo di movimento. Questo è un movimento che va molto di moda nella pallacanestro, va bene? E come notiamo, qui abbiamo in questa parte a sinistra, abbiamo chiaramente molto visibile l'elastico arancione, e questo è il tipo di movimento che fa l'atleta. Naturalmente dopo averlo posizionato a una certa distanza abbiamo visto che riusciva a tendere l'elastico bene, quindi che abbiamo fatto? L'abbiamo spostato e lui fa questo tipo di movimento, va bene? Ecco, questo ci fa notare una cosa, diciamo, potremmo anche forse non vedere niente di particolare. Vediamo adesso invece quando il soggetto fa il movimento con l'ercolina, con torsion pull in pratica. Bene, ecco, penso che riusciate a vedere, un attimino, cerchiamo di sincronizzare due movimenti, vediamo, ecco, vediamo quando, ecco, qua dietro. Scusate, non riesco, ecco, vediamo, ecco, praticamente penso che riusciate a vedere come il soggetto ha delle grosse difficoltà, chiamiamolo così, nella fase iniziale, abbiamo spostato anche a lui per tenere il peso sollevato, e ha delle grosse difficoltà in quanto il peso effettivamente, scusate il gioco di parole, pesa abbastanza nella fase iniziale, mentre in questa condizione non abbiamo questo tipo di problema. Vedete che il soggetto va benissimo dietro e poi quando arriva dietro evidentemente si trova in estensione dell'elastico e quindi ha come una forma, chiamiamola così, di rimbalzo. Vediamo quando si è spostato un po', ecco, una forma, arriva qui tum, e l'elastico evidentemente invece gli fa molta tensione, cosa che non succede invece quando lo fa con l'ercolina. Vedete, con l'ercolina potrebbe tenere l'ercolina tranquillamente nella posizione di torsione per 10 minuti, non succederebbe niente, l'elastico invece ha difficoltà. Al contrario, nella fase di trazione, guardate, vedete, un certo sforzo che invece sembra non essere presente chiaramente nella fase
nella fase iniziale, anche se l'abbiamo spostato. Andiamo a vedere qualche dato a questo punto, visto che l'abbiamo fatto, ripeto, con molta possiamo prendere sempre con molta larghezza questo dato, non è sicuramente un dato, come ho detto, scientifico, ma vediamo cosa succede. Ecco, cerchiamo di capire. Questa, eccola qui, è la forza che viene applicata quando io utilizzo l'ercolina. Quindi in termini di tempo, una grande quantità di forza viene applicata nella fase iniziale della trazione. Poi la forza tende notevolmente a ridursi quando termina il movimento. Chiaro che quindi, diciamo, noi presumiamo che quindi l'applicazione della forza in questa fase sia abbastanza importante, stiamo parlando di circa 500-600 millesimi di secondo. Quando invece abbiamo, e dobbiamo vedere appunto lo spostamento, quando avviene questa notevole fase di trazione della forza, ecco, lo vediamo qui, quando lo spostamento, che qui non prendetelo per troppo buono come numero, perché l'encoder non l'abbiamo messo in linea perfetto, ma ci segnalava solo inizio il movimento, diciamo che qui inizia il movimento, va bene, e qui il movimento tende a finire. Come notiamo, in una prima parte c'è molta forza e, diciamo così, un relativo poco spostamento. Successivamente, dopo diciamo una prima fase di 300-400 millesimi di secondo, il peso comincia a prendere velocità, il soggetto tra l'altro riesce ad applicare evidentemente minor forza per sviluppare questa fase di tensione e conseguentemente abbiamo questo tipo di azione. Andiamo a vedere comunque quello che ci interessa, l'elastico. L'elastico, vediamo, nella fase iniziale di trazione non dà quasi nessuna resistenza, sono una resistenza minima, quindi fino a un determinato punto non c'è resistenza, poi improvvisamente di botto, nell'ambito di due decimi di secondo circa, la forza che viene applicata all'elastico per poterlo continuare a muovere diventa estremamente alta. Può diventare alta, ad esempio, come in questo caso, il peso che viene sviluppato qui, cioè la forza che viene sviluppata nel lavoro contro resistenza. E come possiamo notare in questo caso, qui l'ercolina è partita, guardate con che velocità, poi l'ercolina tende praticamente a ridurre lo spostamento, in pratica il soggetto produce la sua diciamo così massima forza in un pezzetto estremamente piccolo del movimento al termine dell'azione di movimento, e come vedete anche con una notevole situazione dove addirittura c'è una situazione eccentrica, nel senso il soggetto riesce a tirare l'elastico fino qui, produce forza, poi è l'elastico che tira il soggetto che deve resistere. Quindi questo è sicuramente una ottima fase dell'esercizio. Se andiamo a rivedere quindi i movimenti per renderci un pochino conto di quello che abbiamo detto, cerchiamo quindi di capire. Allora, in questa fase non c'è resistenza particolare e infatti vedete come l'elastico viaggia a velocità elevate. Quando arriviamo in questa condizione, vedete infatti che il soggetto tende a portare l'elastico più vicino per migliorare la sua azione di forza, e arrivato a questo punto l'elastico, come vedete, praticamente lo costringe a tornare rapidamente indietro. Ecco, diciamo che se quindi vogliamo dire, arrivato a questo punto il soggetto ricontrolla naturalmente l'elastico, quindi diciamo che la fase effettiva efficace dell'azione dell'elastico presumibilmente, diciamo, parte da qui e, ecco, e arriva a questa, c'è ancora fase eccentrica. In pratica l'elastico possiamo dire che ci fa perdere un po' di livello di coordinazione, ed è molto importante, la devo recuperare, anche perché è un'improvvisa forza molto rapida che viene sviluppata in questa porzione di movimento. Tutto il contrario abbiamo detto invece di quello che succede con l'ercolina, dove in questa primissima fase, poi ne abbiamo fatta fare anche un po' meglio naturalmente, in questa primissima fase l'ercolina dà una resistenza notevolissima al nostro soggetto che cerca di tirare. Già da questo punto in poi l'ercolina non dà più sostanziale resistenza. Infatti vedete, il nostro soggetto potrebbe stare in questa posizione molto più ampia di quella che ha raggiunto qua con il vedete la spalla come più indietro, potrebbe torcersi di più, tutto quello che volete, cosa che invece non è riuscito a fare in questa condizione, perché chiaramente la sua
azione si è limitata dal caso dell'elastico e invece in questo caso non presenta alcuna azione particolare. Andando avanti, in questa fase non c'è nessun lavoro eccentrico sostanziale, è bassissima la forza applicata, ecco, diciamo che invece, un po' trascurato, il lavoro eccentrico è leggermente in quest'ultima fase di ritorno, tant'è che vedete che si ferma un po' sugli avampiedi, se ci fosse stato più carico sarebbe stato portato in avanti. Naturalmente poi, anche per completezza, diciamo che secondo il nostro punto di vista il miglior movimento da poter fare sull'ercolina, anche sull'elastico, è questo, cioè un'azione di torsione delle spalle iniziale molto importante, un mantenimento della condizione delle ginocchia in una posizione diciamo così frontale, e questo tipo di rotazione. Naturalmente a questo possiamo aggiungere anche altre cosette, come ad esempio la richiesta, come in questo caso, di non so se si vedrà, di accollare meglio, di ruotare e non lasciare la spalla quindi alla mercé dell'ercolina, beh qui non si è vista, ma accollare prima la scapola e poi dopo portare la rotazione. Quindi abbiamo visto che c'è una enorme differenza tra fare lo stesso identico movimento con l'elastico e con l'ercolina, in questo caso una trazione. Torniamo al nostro movimento, se lo possiamo anche, scusate, confrontare, ecco qui l'ho fatto vedere uno o due prima, esatto, e vediamo quest'altra cosa che mi sembra molto interessante. Praticamente qui abbiamo la forza applicata in rapporto allo spostamento, praticamente la forza che noi applichiamo nella prima fase di spostamento, nei primi 10-15 centimetri, nei primi 10 centimetri è molto elevata, poi tendiamo a non applicare più una forza particolare, mentre nell'ambito dell'elastico sostanzialmente la forza che applichiamo è quasi nulla o scarsissima fino a una certa distanza, poi improvvisamente questa forza sale. Questa salita così rapida ci impedisce di farla durare tanto la forza, ma ci destabilizza. Al contrario, se noi mettiamo evidentemente in questa azione più carico, possiamo far durare maggiormente la forza applicata e quindi giocare sui livelli di sviluppo della forza dinamica massima o forza massima con un'azione di movimento che è sicuramente a caratteristiche quantomeno di natura funzionale, perché prevede una situazione di torsione, diciamo così, una situazione di, chiamiamo così, di equilibrio relativo e anche diciamo così, una situazione di lavoro su varie articolazioni, quindi multiarticolari, perché effettivamente riusciamo a far muovere un po' tutto. Eccolo. E poi le trazioni monopodaliche col torsion pull. Ecco, praticamente l'inquadratura non è la stessa, ma cerchiamo di capire qual è il tipo di esercizio. Lo facciamo prima vedere con l'elastico, in termini molto generali. Diciamo che Gianni qui non è proprio terzicore, ok? Vedete quante, già quante difficoltà ha semplicemente nel posizionarsi nell'azione. Quindi sicuramente, esempio, quello che infatti abbiamo detto, beh, viene un po' più avanti. Ad esempio, una delle caratteristiche importanti di questo esercizio è cercare, se possibile, un allineamento gamba, tronco, braccio, che lui assolutamente da buon culturista non riesce minimamente a raggiungere. Quindi vediamo che ci sono tantissime problematiche. Ripeto, queste avvengono sia con l'ercolina che con l'elastico, non c'entra niente lo strumento, ma diciamo che comunque, siccome si propone a un giocatore di fare una cosa di questo genere, vediamo tutti i vari problemi. Questo è un esercizio sicuramente anche interessante, perché oltre a coinvolgere una grandissima quantità di muscoli e una coordinazione importante, è anche importante perché sostanzialmente ci obbliga anche in una certa condizione a stare su un arto solo. Diciamo che in questo caso l'elastico o l'ercolina che sia è un punto d'appoggio molto importante, perché ci aiuta effettivamente quantomeno a tenere un po' meglio la posizione. Ecco, se notiamo, abbiamo lo stesso identico problema, non è che di qua sia diventato molto più bravo, vedete che ecco, infatti l'abbiamo detto, ok, mettete un po' più avanti, gli abbiamo dato qualche suggerimento, ecco, e lui ha cercato, ecco, chiaramente quello che vediamo non è proprio la perfezione dell'esercizio che vorremmo far vedere. Penso che comunque, mandando insieme i due video, vediamo che nel primo caso il soggetto, ecco, guardate qua,
ha una grossa difficoltà, ecco, a equilibrarsi con l'elastico nella fase terminale. Diciamo che la parte più determinante dell'esercizio, ripeto, fermo restando la posizione non corretta, è il fatto che al termine dell'esercizio l'elastico, torniamo un attimino indietro per vedere, ecco, l'elastico aumenta improvvisamente la sua tensione e sostanzialmente obbliga il soggetto ad una immediato e rapido controllo dovuto al fatto che questa forza che viene da lui, dall'elastico sviluppata, è rapidissima e soprattutto tende a riportarlo indietro. È un po' uno sbilanciamento, chiamiamolo così, senza aver bisogno delle nostre solite tavolette propriocettive, Bosu, costosissime, eccetera, non ce n'è affatto bisogno, già questo è più che sufficiente e l'entrata dello sbilanciamento è nella parte superiore del corpo. Ora, come potete vedere, invece, in questa condizione, diciamo, anche se, ripeto, non è fratello di Nureyev, però vediamo che riesce, scusate sempre la condizione, che riesce a mantenere con una, diciamo, discreta capacità l'equilibrio. Perché? È perché al termine del movimento sostanzialmente c'è poca forza da applicare, si riesce ad, e soprattutto non ci sono queste improvvise disequilibri. Invece, quello che notiamo è che è totalmente diversa la velocità di esecuzione quando lui riesce a tirare. Come vedete, l'elastico praticamente viene via facilmente, assolutamente no, invece non viene via così facilmente, soprattutto nella prima fase, non viene via così facilmente l'ercolina, vedete? Naturalmente l'ercolina poi può essere più o meno appesantita, con l'elastico abbiamo qualche problema, dovremmo renderlo più corto, insomma avremo parecchi problemi. Torniamo alla presentazione e vediamo cosa succede. Praticamente ci troviamo in questa condizione, eccoci, andiamo a vedere, ho saltato un esercizio ma lavoriamo sulle trazioni, poi ci fermiamo per oggi. Allora, questa è la, diciamo così, la forza che viene applicata quando io sviluppo l'azione dell'ercolina. Allora, anche qui notiamo che praticamente questo è il momento, attenzione, in cui io mi sto approcciando, questo è il momento in cui io effettuo la mia azione di trazione con l'ercolina. Come vedete, i tempi, diciamo, di questo sviluppo non sono particolarmente lunghi, sono 400-500 millesimi di secondo, quindi possiamo sempre riferire ad un'azione di forza dinamica massima. E poi quando ritorno indietro, eccolo, ancora abbiamo voluto mostrare tutto l'esercizio, anche qui la forza applicata è molto molto ridotta. Quando, e questo è il mio spostamento, appunto, mi sposto, come vedete mi allungo leggermente, parto, l'azione come vedete è abbastanza breve, dura 500 millesimi di secondo, arrivo in tensione e poi ritorno indietro, questo è lo spostamento che vedete qui a sinistra, poi lo vedete meglio dopo. E questo è quello che succede con l'elastico, con l'elastico vedete mi allungo, parto, mettiamoci, ecco qui, questo è lo spostamento, parto, questo è il momento della partenza, ma come vedete nella fase iniziale non ho nessuna forza, anzi in questa condizione la forza è anche abbastanza bassa, nonostante tutto quindi non mi produce una grandissima forza e nonostante questo basso livello di forza avete visto che Giovanni non si trovava molto bene, perdeva l'equilibrio, quindi regoliamoci che in questo caso l'elastico non produce un lavoro sulla forza, ma produce un grossissimo lavoro sul disequilibrio e quindi sul controllo del corpo. Al contrario, se noi vogliamo sviluppare la forza in questa catena muscolare, con questa tipologia di movimento estremamente interessante, partendo anche da una posizione di allungamento e di controllo, chiaramente devo ricorrere evidentemente all'ercolina. E stiamo, come al solito, giocando su due aspetti. Anche qui ritorniamo a vedere l'applicazione della forza nello spostamento, vedete qui che il soggetto praticamente si sta stendendo, ecco, nei primi 20 centimetri di spostamento io applico una forza
molto molto elevata. E poi successivamente questa forza, man mano che mi sposto fino a circa arrivare a tirare l'ercolina, il torsion pull di quasi un metro, praticamente non c'è, c'è pochissima forza. Come vedete nell'elastico inizio a tirare, ma la forza qui non aumenta, ripeto, perché in questo caso il soggetto, non essendo particolarmente adattato a questo esercizio, già con questa poca forza nella fase terminale del movimento riesce a perdere appunto praticamente non è monopodalico, scusate, mono elastico, cioè è scritto male. Allora, praticamente qui che cosa abbiamo? Una condizione, se vogliamo, abbastanza simile alla precedente. Come al solito abbiamo di qua, ho invertito, anzi facciamolo bene, che visto se non siete abituati a vedere le cose, abbiamo l'elastico qua a sinistra e l'ercolina qui a destra. Qui abbiamo un'azione ancora più basic, se vogliamo, del movimento. In pratica il nostro soggetto si posiziona a una certa distanza e comincia a fare il movimento più semplice del mondo, e cioè la trazione. Vediamo se lo riesce a cominciare a fare la trazione. Ecco fatto questo movimento. Naturalmente, cosa possiamo dire al nostro soggetto? Che il nostro soggetto, non, se è un giocatore di basket, se è un giocatore di qualsiasi genere, non deve stare con le gambe così tese. Vedete che si puntella, perché? Perché l'elastico nel ritorno lo porterebbe a andarsi a spiaccicare contro la balaustra, mentre come al solito nella fase iniziale vediamo che non c'è azione di movimento. Naturalmente qui abbiamo cercato anche di far riprodurre dei movimenti un pochino più corretti, va bene, dove abbiamo sempre bipodalicamente, in questo caso abbiamo cercato, come vedete, il massimo livello di torsione possibile con l'elastico, spostandolo indietro e eccetera. Di qua che cosa abbiamo, cosa notiamo? Ecco, cosa notiamo? Che stiamo facendo lo stesso lavoro con l'ercolina. Bene? Come vedete, il soggetto gli pesa abbastanza questa ercolina, si puntella. Notate la notevolissima difficoltà che lui ha nell'effettuare questa azione. Ecco, già qui con l'effetto della torsione, vedete che un po' si piega, poco, ed effetto appunto questa azione di torsione con un livello di forza abbastanza elevato. Cosa che non abbiamo presente qui. Ripeto, vediamo meglio qui tutto il decorso del movimento. Se non vediamo la qualità del movimento non ci riusciamo a comprendere bene. Ecco, il soggetto arriva in questa posizione, vedete, e nella fase terminale del movimento ha comunque delle difficoltà a mantenerlo, ancorché qui in questo caso molto meno che la precedente, perché sta lavorando in bipodalico. Vedete che comunque nella fase, ecco, in questa fase in cui riesce abbastanza ad aprire, però ha un rapidissimo ritorno, non ha un momento di sosta, perché l'elastico tira, e poi l'elastico, se ti tira molto l'elastico, tu rischi anche di essere sbalzato e portato avanti. Quindi ci sono tutta una serie di strutturazioni, di controlli molto importanti che l'elastico consente. L'ercolina, nei vari casi in cui affrontiamo, notiamo, ecco, che invece la difficoltà ce la dà all'inizio. Quando il soggetto arriva qui è in condizione tranquillamente di rimanerci alcuni minuti in questa condizione, e qui invece ecco che comincia ad avere, vedete che solleva i talloni, comincia ad avere una maggiore difficoltà, perché in questo momento il peso e l'angolo chiaramente con cui lui sta facendo il lavoro non è più così favorevole, e di conseguenza per lui è un peso, non dico massimale, ma molto vicino al massimale in cui sta facendo il lavoro eccentrico. Vedete, deve bloccare il corpo, perché se no gli va a terra il peso. Poi si possono chiedere tante cose. Anche qui notiamo che il soggetto, che effettua l'azione con una torsione completa delle spalle, il lavoro lo effettua forse anche meglio, va bene? Ritorniamo come al solito all'azione, diciamo così, del grafico, e poi oggi terminiamo perché la cosa diventa molto complessa. Ecco quello che succede nella trazione unilaterale. Lo faccio vedere, oramai siamo diventati esperti. Praticamente il soggetto è fermo, poi inizia ad applicare forza. Naturalmente la forza applicata non produce subito movimento, ricordiamoci, è un ritardo elettromeccanico tra lo stimolo del sistema nervoso, l'inizio della contrazione e la trasmissione dell'energia ai capi articolari che consentono il movimento. Come vedete, la quantità di salita della forza è importante, non è particolarmente lunga, perché siamo intorno sempre a poco più o poco meno di mezzo secondo, ma in questo caso poi ce la possiamo giocare come vogliamo, aumentiamo il carico e quindi di conseguenza succede questo. E come notate, la forza, ancora sempre nell'aspetto delle trazioni, la forza
viene prodotta nella fase iniziale del movimento, poi non c'è bisogno di tanta forza per smuovere questo peso che evidentemente ha acquisito anche una componente inerziale non trascurabile. Quando il peso si ferma, eccolo qui, il soggetto lo può tenere fermo quanto vuole, poi iniziamo una fase di ridiscesa. Ecco, come vedete, nella fase di ridiscesa aumenta un po' la forza applicata, che chiaramente se non la mettiamo in questa misura, ma la mettiamo che il soggetto deve mantenere per un tempo più lungo, sicuramente sarà anche più alta. Invece con l'elastico che succede? Nella trazione, come al solito, la forza dell'elastico, eccolo qua, la forza dell'elastico è bassissima, e anche quando in questo caso l'elastico arriva a questo punto non produce dei livelli di forza elevati, però abbiamo visto che produce dei livelli di disequilibrio particolarmente complessi, che chiaramente in una gestione bipodalica vengono in maniera ottimamente controllata dal soggetto, ma intimamente la sensazione è che il soggetto sta perdendo l'equilibrio. Chiaramente ha molte più possibilità rispetto a prima, che era in monopodalico, di controllare l'esercizio. Quindi appare abbastanza chiaro a tutt'oggi, a questo momento, lo rivedremo con le spinte, con le conclusioni nella prossima giornata, che la funzione questi due strumenti è estremamente diversificata, estremamente integrabile anche. E quindi nessuno può dire che si può lavorare solo con l'elastico per fare la forza, perché questo è un falso. Con l'elastico la forza non si fa. Con l'elastico presumibilmente si fa un gran controllo del movimento. Al contrario, nessuno potrà dire che con la forza, con il torsion pull, si fa una grande situazione di controllo, anche se vedremo che sarà possibile, ma che soprattutto col torsion pull si riescono a ottenere movimenti nello spazio dove si riesce a sviluppare le diverse espressioni di forza, soprattutto forza dinamica massima e forza massima. E credo che questo sia già un bel punto fermo da cui ricontinueremo a discutere la prossima volta.